Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video per farvi capire come la gente comunque è pazza. Queste sono le 10 cose più vendute, cioè col maggior prezzo più vendute su eBay. Allora raga, io vi dico subito, vi leggerò una piccola descrizione che c'è sull'oggetto e su comunque il prezzo. Cominciamo subito. Il primo oggetto si chiama Meteorite Zagami. Allora, 3 ottobre 1962, una roccia di circa 18 kg, quindi neanche tanto, cadde vicino a Zagami Rock, in Nigeria. Si ritiene che Zagami si sia originata sul pianeta Marte e sia dunque un campione della crosta marziale staccatasi dalla superficie in seguito all'impatto di un asteroide. Un reparto a dir poco unico che un facoltoso e anonimo signore ha voluto assicurarsi per 355.000 euro. Ecco, voi vi pigliate un'astronave più o meno così, ho fatto un esempio, per 355.000 euro. E io vorrei chiedere a questo anonimo: che cazzo te ne fai? La usi come fermacarte? Cosa fai? La metti per terra così quando ti alzi da sedia con uno sgnoccone con i piedi? Non lo so. Ditemi voi che cazzo fa sto scemo, perché è uno deficiente, con un meteorite che dicono che è venuto da sta ceppa di minchia col costo di 355.000 euro. Andiamo avanti. Nona posizione. Questa è una mazza da baseball di Joe Jackson. Io non seguo il baseball, quindi non so chi sia. Giocatore particolarmente controverso, Joe Jackson è famoso per essere stato uno degli 8 squalificati in seguito allo scandalo della partita vendute da parte dei Chicago White Sox. Nonostante questo, è stato sempre estremamente amato dai suoi tifosi, tanto che una mazza da baseball da lui utilizzata è stata venduta su eBay a 456.000 euro. Ragazzi, voi ditemi se una persona deve spendere 456.000 euro per una mazza da baseball già utilizzata, ok, dal professionista, dal tuo idolo, ok, ma 356.000 euro, ragazzi, sono tantissimi. Io non riesco a capire questa gente perché fa queste cose. Voi scrivetemi sotto nei commenti quale una cosa di queste che vi dirò che vorreste avere anche voi, chiaramente spesa magari un pochino inferiore, però ditemelo voi, perché io ancora i pezzi pregiati non sono ancora arrivati. Ottava posizione, chiaramente Enzo Ferrari, una macchina fantastica. La casa automobilistica di Maranello non ha ovviamente bisogno di presentazioni, essendo il marchio di auto più famoso apprezzato al mondo. Del modello Enzo ne sono state prodotte solamente 400, quindi non sono neanche tante, una delle quali è stata battuta all'asta informatica, c'è scritto così, a ben 514.000 euro. Ok, ti piace Enzo Ferrari, costano tanto, lo sai, 514.000 euro sono veramente veramente molti. E che cosa devo dirti? Io ti chiedo una cosa, a tu che hai acquistato questa Enzo Ferrari, se per caso, dico per caso, non te la rubano, perché tanto sicuramente avrai tipo un'assicurazione della Madonna, però neanche se te la bruciano per niente, però se per caso uno, no, parcheggiando vicino alla tua macchina, quella tua, la tua è anche larga, parcheggiando vicino alla tua macchina con la sua utilitaria, aprendo lo sportello, te la sgara, se non sai come dite la sgara, te la riga, cosa fai? Secondo te quanto costa riverniciare un Enzo Ferrari per il verso? Oppure ti chiedo un'altra cosa, un pezzo si rompe, lo specchietto si rompe il paraurti perché comunque è molto bassa, che cosa fai? Quanto vai a spendere per cambiare, comunque modificare questa macchina? Cioè io non capisco chi butta via i soldi così, mi sembra una puttanata. Vuoi comprare una cosa che ti piace? Ok, ma non puoi spendere queste cifre. Settima posizione, figurina di Horus Wagner. Il rituale della raccolta delle figurine è tanto ancestrale
quanto la passione per lo sport stesso e già nel 1909 immaginette di Horace Borg, giocatore di baseball americano, era considerato uno delle più introvabili, un affezionatissimo collaboratore divorato dalla smania di averla, ha pensato che a 1.300.000 euro fosse un prezzo accettabile per farla sua. Quindi, per farti capire brevemente, io voglio una figurina, su, faccio un esempio Yu-Gi-Oh! Voglio una figurina molto rara, no? Magari di quelle vecchie, ma comunque super rare. La trovo e mi chiedono 300.000 euro, no? Io ci penso un po', dico, ma 300.000 figurina, comunque è molto rara, la tengo perché sono un collezionista, da, accetto. Quindi io compro una figurina a 300.000 euro. Questo non bastava 300.000 euro, addirittura l'ha comprata a 1.300.000 euro. Per farvi capire la testa che uno non ce l'hai, dove cazzo ti va la testa? Ma ancora non è niente, ragazzi, aspettiamo. Numero 6, ragazzi, il 6, adesso vi leggo solamente il titolo. Pranzo con Warren Butler. Allora, io non so chi sia, lo dico subito. La faccia non mi è nuova, però il nome non mi dice niente. Considerato il più grande valute investitor di sempre per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, ok? Warren Butler ha messo all'asta su eBay un pranzo con se stesso. Forse più può apparire un'iniziativa leggermente mitomane, ma giusto leggermente. Fatto sta che un ricco uomo d'affari cinese che si è lasciato sfuggire l'opportunità, che non si è, scusate, non si è lasciato sfuggire l'opportunità spendendo 1.660.000 euro per assicurarsi questa occasione. Quindi, io che sono Warren Butler, no? Tranquillo così. Io dico che se qualcuno vuole pranzare con me, visto che devo andare in mensa a pranzare, deve spendere un po' di soldi, perché io non pranzo con tutti, per beneficenza. Quindi su questo, ragazzi, sono d'accordissimo. E un cinese ha speso 1.660.000 euro. Va benissimo la beneficenza, ci mancherebbe, però spendere 1.660.000 euro per mangiare con sto vecchio, a me mi sembrano cose che rasentano la pazzia. Veramente, non so che altro fare, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Numero 5, ragazzi, città di Hubbard, Texas. Allora, dopo essere stata una piccola e semplice cittadina nel cuore del Texas, Albert nel 2007 divenne un luogo fantasma, non avendo alcun abitante. Messa all'asta su eBay, è stata acquistata per poco meno di 2 milioni di euro da un signore americano che oggi, oltre che il proprietario, neanche il sindaco, grazie alla minchia, però non c'è nessuno che cazzo di sindaco sei. Anche perché, come vedete dalla foto, non penso sia così grande sta città. Vabbè, adesso vediamo una casupola, ma ce ne saranno poche altre. 2 milioni di euro, per dire, io spendo 2 milioni di euro per una cittadina. Ok, non dico che è sbagliato, cioè è una puttanata, però è sbagliato nel senso, se uno fa un pensiero, io spendo 2 milioni di euro, poi magari se ci viene la gente, fa vivere qui con le tasse e tutto, ci guadagno alla lunga, perché 2 milioni di euro non sono pochi. Però a me mi sembra una puttanata comprare una città. Oh, è il proprietario e anche il sindaco, è grazie alla minchia, casa è tua? Ogni pezzettino di legno è tuo, quindi. Oh, ragazzi, numero 4, siamo al Jet Gulfstream. Allora, uno dei jet privati più lussuosi che ci sia. No, ci sia, no. Ha una capienza massima di 14 persone. In più il personale a bordo, vabbè, quello è normale. Ne sono stati prodotti circa 200 esemplari, quindi sono veramente pochi. Uno dei quali è stato acquistato su eBay per
3 milioni e 600 mila fottuti euro. Un vero affare, leggo testuale ragazzi, un vero affare in questo caso, dato che il prezzo del listino di questo gioiellino si aggira intorno ai 40 milioni, boom, ciacalacca ragazzi. Cioè l'ha pagato 3 milioni e 600 mila euro, quindi veramente ha fatto un affare se costa veramente 40 milioni. Io vi dico la verità, io ve l'ho detto anche fin dall'inizio, non riesco a capacitarmi di queste persone, a parte perché devi dare a un aereo del genere, va bene che è privato e lussuoso, un prezzo di 40 milioni di euro, dimmi perché, perché se lo possono permettere giusto poche persone al mondo, e infatti ne ho fatti solo 200, però mettilo a meno, così più persone se lo riescono a permettere e più soldi fai. Sembra difficile, ma è così. Vabbè, l'ha acquistato per 3 milioni e 600 mila euro, costa 40 milioni di euro il suo prezzo intorno, cioè si gira intorno a quel prezzo lì, ok? Oh, una roba atroce ragazzi, atroce. Numero 3, tomba accanto a Marilyn Monroe. Fantastica Marilyn Monroe, ok? Questi qui si sono voluti comprare una tomba di fianco a quella di Marilyn Monroe. Il podio si apre con una vera e propria sorpresa. Per potersi assicurare il riposo eterno al fianco di una più celebre e controversa, celebri e controverse vive di Hollywood di tutti i tempi, un ignoto acquirente è stato disposto a spendere 3 milioni e 700 mila euro. Quindi tu sei un acquirente, hai speso 3 milioni e 700 mila euro per una tomba vicino a Marilyn Monroe. Ok, se volevi potevi spendere 3 milioni e 600 mila euro per comprarti un jet, che non me ne fregava un cazzo dove poi mi mettevano nella tomba, perché tanto con quel jet lì, anche se mi schiantavo su una montagna, ero contento, perché sono morto, anche perché dico, se mi devo schiantare una montagna e io devo sopravvivere, il jet si deve distruggere, preferisco morire. Ringraziamo il treno, grazie, che passi sempre nei momenti migliori. E io non capisco perché questa gente vuole il riposo eterno vicino a queste celebrità. Non ha alcun senso. Qualcuno dice che magari nell'aldilà starai sempre insieme a comunque la persona con cui hai vicino. Non lo so, non voglio mettere in mezzo queste cose, vedremo. Si vedrà, cioè si scoprirà nel momento giusto. Andiamo avanti, rapper, parliamo d'altro. Facciamoci due risate. Seconda posizione, libro di Shakespeare. Allora, io l'ho letto già questo, l'ho letto prima ragazzi. È vero che comunque le cose molto antiche costano, ci sta, perché comunque se sono antiche, se sono uniche, ci sta che costino tanto, però io, come sapete, i prezzi troppo esagerati mi stanno girando i coglioni. Cominciamo. Di Perlais, Principe di Tiro, scusate, opera frutto dell'immortale genio di William Shakespeare. Ne esiste una sola copia scritta, quindi ok. Qui c'è scritto, ne esiste una sola copia scritta in suo pugno dal drammaturgo e poeta in inglese. Ok, quindi c'è una copia sola, va benissimo, quindi è rarissima, è giusto pagarla tanto. È un vero e proprio cimelio per qualsiasi appassionato di teatro e letteratura in genere, tanto da essere stata battuta all'asta di eBay chiaramente per 4 milioni di euro. Voi vi prendete un libro di Shakespeare, 4 milioni di euro, io sono sicuro al 150% che chi ha preso il libro l'ha preso, ha pagato 4 milioni di euro, l'ha incorniciato e non dico l'ha appeso al muro, assolutamente, l'ha messo dentro la cassaforte l'ha messo dentro un'altra cassaforte l'ha messa dentro, l'ha buttata dentro il mare, ha chiuso il mare dentro un'altra cassaforte. Cioè, ragazzi, 4 milioni di euro per un libro che poi non te ne fanno il cast perché non lo leggi? Ditemi voi, scrivetemi per favore voi, prima della prima, del numero uno che è la fine dell'universo, che cazzo fino adesso avreste preso? Raga, siamo arrivati al pezzo più pregiato. Numero uno, yacht di lusso. Ok, è di lusso, bellissimo yacht, ci mancherebbe. Può costare parecchi milioni di euro, non dico di no, ok. Però adesso leggiamo cosa c'è scritto.
Un potente magnate russo ha acquistato sul sito di aste con opzione compra subito l'imbarcazione di superlusso disegnata da Frank Mulder e costruita da quattro yachts per una cifra che pare altissima ad ogni comune mortale, giusto? Adesso non vi leggo la cifra, ma vi leggo il seguito. Ma che in realtà gli ha fatto risparmiare molto sul reale prezzo dell'acquisto. Allora, fate una cosa ragazzi, per favore, bloccate il video, scrivetemi qua sotto quanto può costare questo yacht di lusso. Scrivetemi veramente, perché voglio sapere la vostra opinione prima che vi dico quanto cazzo costa, perché io vi dico solo che è una cifra esorbitante. Punto. Quindi bloccate, dai. Se non volete bloccare, comunque scrivete, brigatevi e scrivete, che posso stare qui fino a domani. Sono qui che devo fare un video, sono anche una cera. Ok, se l'avete fatto bene, se non l'avete fatto, fatelo. Allora, il prezzo di questo yacht è di 133 milioni di euro. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Le parole non servono qui. Vi ho detto il prezzo e avete visto la foto e vedete ancora la foto. Che, cioè, veramente non ha alcun senso che io continui, perché è veramente una roba assurda. Mi viene veramente la rabbia. Ma non perché io non ho lo yacht, perché io non ho 133 milioni di euro. Quindi, se qualcuno mi regala questo yacht, io l'ho vinto per 133 milioni di euro. Magari faccio gentile. 130, dai, 3 milioni di euro te li abbuono. Cioè, proprio, ragazzi, sono veramente buoni. Dammi 130 milioni di euro e siamo tutti felici. Ma perché sta gente fa queste stronze? Non capisce un cazzo. Io ho 133 milioni di euro, devo buttarli via in quel cazzo di yacht. Me ne compro uno con 10 milioni neanche. Vabbè, lasciamo perdere. Bella ragazzi, il video finisce qui, se vi è piaciuto bel pollice in su, commentate qui sotto, lo spazio ci esembre e bella a tutti.